Oggi vi voglio far vedere quello che ho comprato questa mattina al mercato di Catania. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati a casa di Mari. Come voi ben sapete, io ultimamente non sto facendo molti video sul canale, ma perché? Perché mi sto dedicando un pochino di più al canale dedicato al camper. Mi avete detto, anzi Claudia, ti saluto. Claudia mi ha detto che le piace tantissimo scoprire la vita sul camper, come si viaggia, come si vive dentro un camper, poi in estate vedrete anche come si vive fuori dal camper. E quindi scusatemi se non sono sempre presente su questo canale, ma faccio un po' e un po'. Quindi se mi seguite anche lì, comunque sono sempre è come se facessi diversi video sempre sullo stesso canale, però mi piace suddividere le due tipologie proprio perché a chi non interessa quello può guardare solo qui sul canale a casa di Mari, e a chi non interessa vedere tutte le varie cose che faccio io a casa, ovviamente resta sul canale dedicato al camper. Ma oggi voglio parlarvi di quello che ho comprato al mercato di Catania. Siccome abbiamo in previsione di andare sull'Etna a passarci un fine settimana, l'ultima volta che io mi ero comprata una tuta ero un po' più magra, quindi quella tuta mi stava precisa, precisa, precisa. Era bellissima, fucsia, fashion, non può essere. Niente, allora ho detto, siccome io faccio vunghia, svunghia, vunghia, svunghia, vunghia, svunghia, come si dice a Catania, quindi gonfia e sgonfia, gonfia e sgonfia, come una bella fisarmonica, ho detto mi compro, non vado a comprarmi una tuta nuova, mi compro una tuta usata, ma chi se ne frega, la uso una volta l'anno, la lavo con la mucchina, e quindi sono andata a comprarmi la tuta alla piega e mi è costata solo 20 euro. Ragazzi, ditemi voi. E se io ingrasso di nuovo o dimagrisco di nuovo, mi devo andare a comprare nuovamente un'altra tuta. Ma chi se ne frega? Allora, però è bellissima questa tuta, ragazzi, è blu. Io ve la vorrei fare vedere indossata questa tuta, ma vi assicuro che forse è meglio vederla così. Questa tuta è una salopette che arriva così e poi arriva nel sottoseno praticamente. E mi sta veramente molto bene. Allora, vediamo un po', questa è una 46-48, è in poliuteranica, ragazzi non ci sto vedendo bene, poliestere, 100% poliamidica, comunque. Per ridere, non ne dicevo nessuno, questo è 52, è un 38. Comunque, veramente molto bella. Tra l'altro ha anche questa parte qua catarifrangente con la culisse giù, con anche una bella cerniera, di modo che io posso mettermi questa tuta sugli scarponi, diciamo, sugli scarponi da neve, anche se io utilizzo delle scarpe della Crocs che sono bellissime, tutte super imbottite, e le utilizzo proprio come se fossero dei doposci. E quest'altra parte qua imbottita maggiormente, diciamo. Insomma, non è che c'è molto da descrivere. Magari se ho un pizzichino di coraggio, vi faccio un video e ve lo lascio qui. Così vedete me che indosso questa tuta senza ritegno. Però, insomma, per farvi vedere che comunque alla fiera si possono trovare delle valide, diciamo, del valido abbigliamento per la montagna senza spendere troppi soldi. Se io fossi stata una sciatrice di quelle là super fantastiche, eccetera, eccetera, che andava in montagna una volta a settimana, e allora me li spendo i soldi nell'equipaggio adatto alle donne sportive, ma io ci vado una volta ogni 2 anni in montagna e mi tiro le palle di neve con i miei figli. Questo è quello che faccio io. Quindi per me quello che ho comprato va benissimo. Poi mi sono comprata le calze termiche.
La signora che vende queste tute da neve vende anche tutte le altre cose, ovviamente nuove. E ci sono anche gli slittini di plastica, ha tutto, i guanti, eccetera, eccetera. Molte cose noi le avevamo già comprate. Non so da che parte sono sbriziati i miei guanti da neve, ma sicuramente sono in giro. E mi sono comprata quindi le calze termiche da mettere poi con gli scarponi. Questi qua sono fantastici, queste calze. Sono tutte quante felpate dentro e sono della misura 40-46, però la signora mi ha detto io le metto e prendo una 38, 37, 38. Anzi, veramente mi ha detto: signora, se mi posso mettere io, si può mettere magari lei. A Catania, ragazzi, persone che parlano l'italiano alla fiera ce ne ben poche. Ma il folklore della mia città è proprio questo e mi piace tanto proprio per questo. Quindi mi sono veramente scialata una giornata. Ma perché le stavo rimettendo nuovamente nella cosa? Poi, che cosa ho comprato? Volete vedere le mutande? Volete vedere le mie mutande? Allora, ragazzi, ho preso una. Che misura è? Una L. Perché? Perché sono ingrassata, perché ho l'avanzazza, perché preferisco comunque gli slip a vita alta. Preferisco gli slip a vita alta, quindi guardando il modello Sloggy, andavo a guardare la quinta, no è piccola, la sesta, no è piccola, la settima è depressione. Quindi ho detto no, non me le compro. Poi ho visto queste qua che erano un pochettino più decorate, gli ho detto guardi, forse queste qua che hanno dei disegnini mi sento un po' meno depressa, mi dia queste. E quindi ho preso queste. Queste qui che sono in cotone, se non mi sbaglio, e che sono la misura L. Ci sono tre taglie, tre modelli. Questo qua è azzurrino normale, questo qua è con i ciori azzurri. Tre paia, 4 euro. Vedo un po' come mi trovo, poi eventualmente ne prendo delle altre. Ma oggi è arrivato il pagellino di tutti i bambini. Ieri, fra l'altro, Adriano ha preso anche un voto bellissimo in francese e quindi sono giorni che mi dice: Mamma, quando vai al mercato della frutta mi devi comprare un po' di frutta esotica perché io le voglio assaggiare tutte. Lui nel suo TikTok, che si è aperto TikTok, poi mi dice: Mamma, tutte le bambine si sono rovinate con questo TikTok perché non fanno altro che sculettate. E ha ragione. Lui assaggia la frutta e quindi gli ho comprato stamattina la papaya. Mi hanno detto che è matura questa, quindi adesso io la lavo e poi oggi pomeriggio la assaggiamo insieme con i bambini. E oltre a questo ho preso anche questi altri due frutti che non mi ricordo assolutamente come si chiamano. Se voi sapete come si chiamano, vi prego, Garsan, ma Garsan credo che sia la marca di questa frutta. Vi chiedo di scrivermi per favore come si chiama. Se nel frattempo, quando io finisco questo video, mi informo un po' meglio, cerco questa frutta, vi scrivo qua sotto il nome e poi vi farò sapere anche il gusto. Nel frattempo ho preso anche una radice di zenzero che male non fa mai. E poi ragazzi, siccome l'altro giorno al supermercato, al Deco, ho comprato il mio amatissimo cavolo nero per fare le chips di cavolo nero, mi mancavano gli anacardi. Ta-da! Ho comprato 2 euro di anacardi crudi, non salati, che adesso metterò in ammollo nell'acqua perché poi devo creare questa sorta di formaggio spalmabile agli anacardi. Poi li mischio con delle spezie particolari e poi faremo. Più avanti vi faccio vedere la ricetta di queste chips di cavolo nero che sono la fine del mondo. Sembrano tipo delle chips, delle patatine alla paprika, buonissime. Per terminare, perché credo di aver terminato tutto, per terminare vi faccio vedere che ho preso. Ta-da! L'ho trovato alla fiera! Il sapone sgrassatore universale
sapone alga. Questo qua lo troviamo già diluito al posto del classico panetto. Ve ne ho parlato, fra l'altro, nel penultimo video sul canale Family on the Road, facendovi vedere i prodotti che utilizzo per pulire il camper. Questo era uno dei tanti, però non avevo ancora trovato lo sgrassatore. Finalmente l'ho trovato alla Fiera di Catania e me lo sono comprato, 1,50 euro. Va bene lo stesso. Questo qua è un prodotto da 500 ml, solitamente sono 750 ml, invece questo qua è più piccolo. Ma credo che questo qua sia anche... No, non è concentrato, però 100% naturale, fatto con olio di cocco. Voglio vedere se fa profumo, perché io ho il sapone, diciamo, per il bucato, alga, e questo qua. Sapore, profumo di Marsiglia. Fa profumo di Marsiglia, ma che buono! Non vedo l'ora di utilizzarlo. Fatemi sapere se voi conoscete questo prodotto. È un prodotto italiano. Il classico panetto alga c'era, però sinceramente questi qua sono un po' più, diciamo, più pratici. Sono già pronti. Mi scoccia mettere sapone alga nel bimby e farmi la stessa cosa, fondamentalmente. Quindi ho preferito comprare questo. Bene, ragazzi, è tutto. Questo è quello che io ho comprato oggi al mercato. Vi farò sapere più avanti se continuate a seguirmi, magari su Instagram, lo troverete nelle stories. Vi faccio sapere se ci è piaciuto il sapore della papaya e di questo frutto del quale ancora non conosco il nome, ma lo conoscerò molto presto. È bello maturo, gli ho detto per favore datemi dei maturi prima che sono verdi e poi non mi piacciono. Quindi questo era tutto, io vi ringrazio per avermi seguita. Spero di avervi dato delle piccole, piccole, piccole idee. Fatemi sapere se anche voi siete come me, che amate comprare al mercato, della vostra, mercato rionale o al mercato cittadino, diciamo, al mercato quello più grande, i vestiti da neve, perché sono veramente molto curiosa. C'è tanta, tanta, tanta gente che va a comprare queste cose nei vari negozi, insomma, che ben venga se li usi spesso, ma per me che io li uso volta l'anno. Poi ora ultimamente chi c'è andato più in montagna è nuova nuova, l'ho indossata una sola volta e andrà in beneficenza a mia sorella con tutto il cuore. Quindi ragazzi, un grande bacio, vi saluto, vi ringrazio per avermi seguita, sono ritornata con i video parlati e siamo tutti più felici. Un bacio a tutti ragazzi, ciao.